Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Drovandi, sono membro del team di consulenza della Private Consulting SIM e fondatore del sito www.strategieditrading.it. Siamo qui pronti per iniziare la sessione del live trading di oggi, che è mercoledì 8 maggio del 2013. Ecco, qui davanti ho il grafico del FIB. Sia nel grafico di destra che di quello di sinistra è il time frame o minuto dove è evidenziato l'indicatore volume profile, questi istogrammi blu orizzontali. Questa è oggettivamente qualcosa che assomiglia molto ad una campana del volume profile, per cui sono significativi sia i massimi che i minimi intraday, infatti a 885 al ribasso, 960 al rialzo, mentre invece nella parte destra abbiamo il time frame a 5 minuti, sempre dello stesso FIB, con alcuni indicatori, massimo intraday, ovviamente candele 5 minuti, abbiamo un indicatore VWAP, l'indicatore che sono queste 5 linee così fatte a raggiera, che comprendono le quotazioni, dovrebbero contenere almeno il 95% del range delle quotazioni ponderate per i volumi fino a quel momento, cumulati da inizio giornata dove è 0 fino al momento attuale. Indicatore Super Trend, che è quello più interessante, solitamente utilizzo con maggiore frequenza ed efficacia, indicato in blu, e poi il VWAP, scusate, l'EMA Trend, che è un altro indicatore molto simile al super trend, di cui francamente potevo anche toglierlo, perché in realtà lo sto semplicemente guardando e testando nelle sue relazioni con il super trend, ma essendo un indicatore proprietario di cui non conosco il codice, francamente ancora al momento non riesco a trovarne una logica o una corrispondenza, a meno che non faccia un settaggio particolare ottimizzato. Comunque era in fase di studio, l'avevo messo lì, però insomma lo posso anche togliere per maggiore chiarezza, visto che comunque il grafico è già abbastanza pieno di cose. Diciamo, questo è un giornata in trading range al momento, abbiamo il massimo a 8,60 e il minimo a 8,85, che stiamo battendo quasi in questo momento e che stiamo quasi rompendo. Direi che la rottura di 8,85 possa portare il mercato un pochettino più basso. Effettivamente ci sta, il mercato una volta arrivato a 8,60 non ha avuto la forza di reagire. Siamo in un trend di minimo, diciamo un trend minimo abbastanza di breve, decisamente decrescente, quindi la rottura di 8,85, che magari può anche essere eventualmente anticipata, dovrebbe per un'operazione di scalping di breve respiro, poter avere anche una sua ragion d'essere, quindi apro una posizione short nel miglior modo possibile. Adesso vedo se 8,90, 8,95. Direi che 8,90 va bene. Avete sentito, sono andato adesso a 8,90 short e quindi rimango in attesa. Sono abbastanza convinto che il mercato possa darmi qualche punto all'ingiù, non mi pongo particolari problemi di target, non saranno elevatissimi. Innanzitutto mi aspetto che venga battuto l'8,85 e poi faccia qualche punto all'ingiù verso l'indicatore super trend. E poi quando siamo qui vediamo un eventuale stop loss. Beh, lo stop loss è molto più in alto, per cui diciamo che lo stop loss è
circa 9,20, qui dove possiamo metterlo qui a 9,20, dove abbiamo il punto più alto, diciamo, della campana, la punta della campana, il prezzo che è stato battuto con il maggior numero dei volumi. Questo è lo stop loss che mi pongo, quindi stop loss a 9,20, target lo lasciamo correre, visto che tutto sommato il mercato appunto sembra con questa volontà di fare spike a ribasso darci ragione, insomma 8,80 siamo. Abbiamo rotto il minimo intraday, quindi va bene. Mi sembra che oggi ci sia, nonostante il trading range aspettato, che forse potrebbe trasformarsi un po' in negatività, non lo so, vedremo. Mi sembra che ci siano anche un buon numero di volumi, siamo già a 5.700 contratti scambiati, nonostante solo un'ora dall'apertura del mercato, per cui diciamo tutto bene. Rimango in attesa dell'evolversi di questa. Posizione, insomma. E il mercato sta scendendo, ha rotto anche il livello del super trend. Siamo andati ben oltre quello che era il nostro target, che era il super trend stesso che è rotto. Tale per cui io mi metto in acquisto adesso a 840, ecco, quindi ho chiuso la posizione con 50 punti di guadagno pari a 250 euro lordi,